Abbiamo portato investimenti complessivi di poco meno di 700.000 euro. Avrebbero bisogno di altri interventi e stiamo facendo degli studi apposta per programmare futuri interventi che riguardano il rifacimento dell'illuminazione, che ormai è molto obsoleta e l'impianto elettrico non supporta più le aggiunte che vengono fatte. Ci sono grossi problemi di infiltrazioni perché negli ultimi 20 anni è stata fatta pochissima manutenzione e di conseguenza adesso gli interventi da fare sono decisamente importanti, quindi stiamo stilando un progetto e poi creando anche un cronoprogramma per poter intervenire su di essi. Comunque dicevamo, in questi 5 anni abbiamo speso circa 700.000 euro. Per il cimitero unico, facendo i lavori di bonifica e creando dei nuovi parcheggi, si tratta di poco meno di 300.000 euro di investimento. Abbiamo fatto degli ossari nuovi, sempre al cimitero unico, e un investimento complessivo intorno ai 250.000 euro. Oltre ad aver fatto gli ossari, abbiamo anche tolto le infiltrazioni che c'erano nella cappella centrale del cimitero, e abbiamo sistemato anche le infiltrazioni, la problematica della scala a valle del cimitero che aveva grossi problemi di infiltrazione. Questo era un problema che c'era ormai da forse più di 10 anni ed era doveroso intervenire e metterlo in sicurezza. Poi abbiamo sistemato anche la cappella del cimitero del villaggio Gnutti con un intervento di poco più di 20.000 euro, togliendo le infiltrazioni, andando a sistemare, andando a pulire tutta la parte del cimitero che era anni che non veniva fatta una manutenzione. Ed ora siamo a programmare un intervento di all'incirca 120-125.000 euro al cimitero di Pieve, dove vorremmo realizzare una tettoia vicino alla cappella e dove bisognerà intervenire per la messa in sicurezza straordinaria per le infiltrazioni più importanti che ci sono nel cimitero. Ricordo che nel cimitero di Pieve, non tramite lavori pubblici ma tramite le manutenzioni, negli anni 2020 mi pare, avevamo fatto anche un intervento di messa in sicurezza per tutti i marmi, mettendo dei fissaggi per metterli in sicurezza, perché c'erano tanti marmi che si staccavano dalle colonne, quindi era doveroso metterli in sicurezza. Con l'intervento invece che abbiamo fatto, abbiamo risistemato, abbiamo creato una piscina, una vasca per crearla per il giardino delle rimembranze, e quindi step by step sono ancora tante le cose da fare perché i cimiteri sono un punto importante per i nostri cittadini, per i cittadini di Lumezzane, perché il culto del morto, il culto del defunto è molto sentito, e quindi riteniamo sia necessario portare avanti questa serie di investimenti, sia per metterlo in sicurezza, la cosa primaria, ma anche per renderlo più bello per la gente che usufruisce di questo servizio.